sovraindebitamento e usura sono stati al centro di un convegno organizzato da Soroptimist con la consulta femminile del Consiglio regionale. Magistrati ed esperti hanno offerto una fotografia dell'attuale situazione. A preoccupare di più, oltre alla ludopatia, che sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie, è il sovraindebitamento, che può indurre molte persone a cadere nelle mani della criminalità organizzata. Il nostro compito è quello di favorire il più possibile che ci sia una divulgazione, che ci sia una presa di coscienza appunto della complessità e della necessità di porre argine a determinati fenomeni. Perciò salutiamo con assoluto favore momenti come questi e speriamo di poterne organizzare sempre di più anche sotto la nostra diretta direzione e cercando anche che da momenti come questi si possano trovare forme di collaborazione sulla rete sociale utili a realizzare quelli che sono gli obiettivi che noi ci siamo posti e che sono quelli appunto di arginare questi fenomeni e di recuperare tutto il valore sociale che possiamo avere da una comunità sana come quella piemontese perché ciascuno faccia la propria parte. Tra le definizioni che hanno più colpito della sua persona, una Lady di Ferro al servizio delle persone deboli. Adesso una Lady di Ferro è una definizione data in maniera un po' umoristica. Sì, in realtà sono una persona che crede molto nella legalità, visto che oggi parliamo di questo tema anche qua, quindi credo molto nel fare le cose bene, nell'usare la giustizia, nell'usare poi ovviamente anche soprattutto l'attenzione alla persona, ma non dimenticando mai che si deve fare impresa in qualunque ambito, avendo prima di tutto a cuore la centralità della persona, ma la giustizia e la legalità.